Buonasera a tutti, siamo live. Ciao Monica. Ciao Sabri, come stai? Ah, non ti sentivo più, ho detto oddio, cosa è successo? Immagino. Ciao. No, Si no, aspetta che sente? controllo se vediamo che qualcuno deve entrare. Sì, si sente, si vede tutto perfetto. Aspettiamo che si connetta qualcuno, così possiamo partire, ti presenti. Come stai? Bene, grazie. Un po' stanca, ma Ah, bene. abbiamo già un sacco di persone connesse, molto bene, quindi ci aspettavano. Quindi Monica, puoi iniziare subito a presentarti e poi iniziamo col nostro bagno sonoro. Certo, grazie Sabri. Ti lascio l'immagine, ecco. Ciao a tutti, io sono Monica Alvarez, sono naturopata e da un anno e mezzo che studio anche le terapie olistiche. Sono le campane tibetane e le uso anche come terapia, con i massaggi, quindi uso le campane anche sul corpo per fare delle terapie. Le facciamo lì allo studio con Sabri. Oggi vorrei fare un bagno sonoro visto che tutti siamo ritornati alla normalità. E quindi soprattutto per focalizzarci sui nuovi obiettivi che vogliamo raggiungere, ma soprattutto per staccare un po' la mente, perché a volte tanto pensiero in mente di voler raggiungere certe cose, fare tante cose che magari non siamo riusciti a fare in tutto questo periodo di tempo. Non ci ascoltiamo veramente dentro, quindi non ascoltiamo il cuore. Penso che il principale ascolto deve venire dal cuore, quindi staccare un pochino la mente del cuore, però per ascoltare il cuore, che poi dopo, staccando la mente, possiamo essere più lucidi. Ok? Va bene, allora cominciamo. Sposto un po' la telecamera. Mettetevi comodi, sia sdraiati o seduti, con i piedi per terra, se siete seduti o sdraiati comodi. Chiudete gli occhi, se avete voglia, cominciamo. Facciamo un bel respiro profondo. Inalo dal naso ed espiro dalla bocca. Inalo dal naso ed espiro per la bocca. Continua a respirare.
Porta la tua attenzione all'aria che entra. Alla espansione del tuo petto. All'aria che esce. Focalizza il tuo viso. Rilassa il tuo viso. La tua fronte è rilassata. I tuoi denti non stringono. Il tuo viso è bello rilassato. Se passano per la mente troppi pensieri, focalizzati ancora sul tuo respiro, l'aria che entra e l'aria che esce. Adesso visualizza una lista dei tuoi obiettivi.
concentrati ancora sul tuo respiro. Da quella lista devi scegliere quelli più importanti. Ritorna sul tuo respiro. La lista è più piccola. Adesso mette una mano sul tuo cuore. Senti il battito del tuo cuore.
volta che tu ti centri sul tuo cuore, la mente si rilassa. Ogni volta che ti centri sul tuo respiro, sei nel qui e nell'ora. Ogni volta che la tua mente si rilassa, ascolti col cuore. Se ascolti col cuore, è tutto più facile, è tutto più giusto.
Focalízate ancora su tu respiro, el área que entra y que sale.
col cuore ascolta la tua lista. Ogni volta che porti la tua attenzione al tuo respiro, la mente si tranquillizza. Ogni volta che porti l'attenzione al tuo cuore, la tua mente si tranquillizza. E così ogni volta hai l'opportunità di stabilire gli obiettivi, di fissarti degli obiettivi. Ascoltando il tuo cuore. Ogni inspiro è un inizio. Ogni respiro è un'opportunità di inizio. Thank you.
riporta la tua attenzione al tuo viso. Sul tuo viso c'è un bel sorriso. Adesso hai capito quali sono i tuoi obiettivi principali. Adesso hai capito come puoi farlo ogni volta. Calma, comincia a muovere le dita dei tuoi piedi. Comincia a sentire il tuo corpo. Le dita delle mani. Pronto. Apri gli occhi. Grazie. Grazie Monica. Bellissimo. Non ti vediamo. Eccola, adesso la vediamo. Grazie, è stato molto bello. Io credo di avere la palpebra calante, come tutti quelli che ci hanno seguito, sicuramente. Intanto che ho ancora un barlume di saggezza, volevo ricordarvi gli appuntamenti in studio con Monica e le campane tibetane. Allora, andiamo in ordine. Monica sarà tutti i venerdì in studio per i bagni sonori singoli o in piccoli gruppi di massimo 3 persone. Sempre di venerdì ci sarà la possibilità di eseguire dei massaggi armonici. Monica, tu correggimi se sbaglio perché l'ora si fa tarda. Massaggi armonici individuali, quindi dei trattamenti con le campane sul corpo mirati alla persona. Invece, gli impegni di gruppo per le campane tibetane. Allora avremo il 14 ottobre alle 20:30, che è un mercoledì, un incontro di gruppo in studio
con un bagno sonoro e Monica e le sue campane. Necessaria prenotazione, i posti sono limitati, non aspettate troppo perché siamo già alla metà dei posti occupati. Invece, Monica sarà in studio anche il 26 settembre perché avremo un incontro misto. Allora, in parte sarà tenuto da Claudia Renda, che ci parlerà delle favole del libro Donne che corrono coi lupi. Parleremo della consapevolezza, quindi una favola mirata sulla consapevolezza. Faremo un lavoro, sulle donne, sulla consapevolezza, e poi ci sarà Monica che chiuderà l'incontro con un bagno sonoro, in modo tale da fare sia una parte, diciamo, più teorica che una parte più pratica e rilassante con il bagno sonoro. Ho detto tutto, Il bagno Monica? turco, i singoli e il Ok. bagno con. Sì, non ho detto. Va bene, per qualsiasi informazione noi siamo a disposizione, potete usare le pagine social, potete usare il cellulare che poi vi scriverò sotto, la mail, qualsiasi cosa, noi siamo a disposizione per darvi spiegazioni e informazioni sui costi, sui posti, eccetera. Va bene, ringraziamo quindi Monica per questo bellissimo incontro e sicuramente ne riprogrammeremo un altro fra un po' in modo tale che comunque rimaniamo attivi con questo bellissimo bagno sonoro. Grazie a tutti, grazie Sabri, grazie. Grazie, grazie Monica, grazie tantissimo e buonanotte e buon riposo a tutti. Ciao a tutti, buon inizio del tutto.